da una cena film agli. Come ho deciso di fare questo film? Praticamente lo racconto fin dall'inizio del documentario stesso, quando con la voce fuori campo racconto che una mia amica mi ha invitato a visitare uno di questi orfanotrofi. Per me era la prima volta. Ora ci tengo a sottolineare che io non sono una che fa volontariato o cose del genere. Questa mia amica mi aveva detto: guarda, andiamo a visitare, là ci vivono dei bambini con dei problemi psichici che quando fanno qualche cosa che non va bene non è che vengono sgridati come tutti gli altri bambini del mondo, ma vengono mandati in degli ospedali psichiatrici e là rimangono per più settimane, a volte per dei mesi. Una voce interiore mi ha detto: basta, devo assolutamente fare un film, raccontare quello che succede, perché di posti come questo in Russia ce ne sono tantissimi ed è bene che la gente sappia che cosa avviene all'interno di queste mura. Quando facevo la giornalista ho lavorato per la trasmissione televisiva Vremia, che sono le ultime notizie per la televisione generalista russa. Questo significa che si raccontava il punto di vista del Cremlino. Quindi lavoravo, sono durata pochissimo, sentivo che non era il lavoro per me, quindi quando giro un documentario so che faccio quello che voglio io e non ho un capo che sta sopra di me, sono capo di me stessa. La mia casa di produzione è una casa di produzione indipendente e quindi questo significa che ci sono molte più difficoltà dal punto di vista economico, però si è anche molto più liberi. Quindi insomma, per riassumere la risposta, posso dire che un giornalista non è in grado di cambiare il mondo intorno a sé, mentre io col mio lavoro, come ha dimostrato con questo mio film, sì. Beh, diciamo che sulla difficoltà di girare un film come questo in Russia, diciamo che tutto sommato la vera difficoltà è quella di trovare dei finanziamenti in grado di finanziare questi miei progetti, perché io sono una freelance, quindi tutte le volte che ho un progetto devo partire da zero, devo trovare dei soldi, dei finanziamenti, proprio perché non ci sono delle entrate oppure un'organizzazione che mi finanzia. Quindi tutte le volte, come se poniamo uno da professore universitario deve andare a cominciare a costruire delle biciclette, ecco, se per trovare un paragone un po' azzardato come questo. Mentre da un punto di vista ideologico non ho mai riscontrato delle difficoltà, anche perché io non mi occupo di politica e lo faccio per scelta. Nel momento in cui uno si dovesse occupare di politica diventa immediatamente oggetto di manipolazioni. Io mi occupo di temi sociali che mi stanno molto a cuore e devo dire che appunto non ho mai subito delle limitazioni nell'occuparmene. Sento di avere una missione ben precisa, che è quella del bene che deve vincere sul male, e devo dire che con i miei lavori penso di riuscire ad ottenere dei risultati. Allora, ho scelto come protagonisti i bambini che avete visto, che sono stati visti sullo schermo in questo documentario, per dei motivi molto precisi. Allora, il primo che erano tutti molto sinceri, estremamente sinceri e diretti. Secondo, perché da un punto di vista cinematografico erano molto belli da vedere sullo schermo. Terzo, perché ognuno di loro rappresentava, incarnava qualche cosa. Sasha incarnava questo senso di protesta. Lioha era il ragazzino che abbiamo ripreso
preso all'interno di questo ospedale psichiatrico nel quale era stato rinchiuso. Nastia ha rappresentato, proprio per la drammaticità della sua esperienza familiare, proprio la sofferenza. Sono tutte e tre metafore di quella vita vera che hanno vissuto e metafore anche di quella sofferenza che vive all'interno di questi orfanotrofi. Allora, la musica è stata scritta da una persona che vive a Hollywood e che si occupa di soundtrack per dei film molto importanti. E quello che nei titoli di coda era proprio scritto in caratteri minuscoli, però lui abita a Los Angeles e ha visto il prodotto montato e ha cominciato a scrivere più versioni per questo lavoro, proprio come in un film. Quindi ha fatto dei brani musicali per i titoli di testa, per i titoli di coda, e ha cercato una linea musicale per ognuno dei protagonisti dei film. Ci ha mandato varie versioni, insomma, ha fatto una ricerca, ha fatto più versioni, e finché alla fine non abbiamo colto nel segno. Ritengo che la musica sia una parte importantissima nel film, in qualsiasi film, proprio perché ha un'influenza notevole sul pubblico.